to Kuro, Spira Kiyamago, Chukua, the time here to Alex Kondra, who will be representing Lucas Shakhtar, after lunch, Rory Greiner. Ad avvenuta presentazione delle due squadre e subito dopo l'incontro tra femminile tra il Brixen e il Salerno finito in parità, ricordiamo, avrà luogo tra poco l'incontro tra l'SSV Brixen e il Carpi. Quinto posto in classifica con 8 punti al momento, il Brixen contro il Carpi con soli 2 punti all'ultimo posto in classifica, unitamente all'Albatro e al Rubiera con 2 punti. C'è subito da dire che il Rubiera ha avuto un calendario, un inizio di campionato molto impegnativo, ha già giocato col Merano, col Conversano, col Sassari e col Fasano, ossia con 3 delle 4 prime in classifica. Occhio dunque al Brissarone, perché la classifica potrebbe anche non rispecchiare l'effettivo valore degli ospiti. Qua a Brissarone oggi la matricola in casacca nera, da notare l'ex di turno Jan Jurina, che già anni addietro aveva indossato la maglia bianco-verde del Brixen. Brixen al gran completo e oggi intenzionato a far sua la posta in palio per poter rimanere a contatto con le prime della classifica. Da notare l'odierno risultato di Sassari, ove l'Epan Sparer ha clamorosamente sconfitto i padroni di casa per 38-35, a conferma di un campionato all'insegna dell'equilibrio. Ecco che la squadra ospite inizia la sfida con il possesso del palla, della palla. Numero 24 Eric Milian sulla posizione destro, 6 Pieracci Luigi il capitano. Adesso non è schierato con una difesa avanzata. Hamzic blocca il numero 6 Pieracci Luigi, 9 metri. Eric Milian, Pieracci. Ecco che l'iniziativa di Eric Milian provoca un rigore a favore degli ospiti. Valerio San Paolo che para il rigore di Luigi Pieracci. Prima prodezza di Valerio San Paolo, portiere di assoluto valore, che si è già fatto valere anche in questo inizio del campionato. Ha preso la palla in faccia, però il rigore è parato e in tal modo ha evitato il momentaneo vantaggio degli ospiti. Palla che però è finita oltre la linea laterale e rimane pertanto in possesso degli ospiti. Eric, il tiro bloccato di Giulio. Riccardo Di Giulio segna la prima rete di questo campionato, un po' fortunosamente bisogna dire, perché la palla era stata intercettata da Jan Jurina, però è finita comunque in rete. Serafini al centro dell'attacco, Eric Milian. Milian, Serafini, fallo di Iballi, 9 metri, già eseguito da Beltrami Marco. E da una posizione oltremodo complicata, Ceccarini Francesco riesce
a pareggiare. Palla persa del Brixen in fase d'attacco, ripartono gli ospiti con il numero 24 Eric William, che si riveleva sin da subito molto incisivo. Difesa in area, dicono gli arbitri. Due giocatori brissinesi hanno difeso entro la linea d'area. Hamzic ha protestato e si è beccato una ammonizione. Secondo rigore, questa volta Serafini Samuele non si fa sfuggire la ghiotta occasione. E così gli ospiti conducono la gara in vantaggio di 2-1. Hamzic, Fantinato, Sutura, Basic, Hamzic, bel tiro da fuori, nulla da fare per Jan Jurina. Eric, bel servizio per l'ala. Il numero 30 Sortino Gabriele non ha difficoltà a superare Valerio San Paolo con un pregevole pallonetto. Ciutura va al tiro, sbaglia però lo specchio della porta ed è nuovamente il Carpi. Sfondamento questa volta fischiato al numero 6 Pieracci ed è bravo i Valli a insaccare. Tre a tre dopo la rete di Endri Tiballi, uno dei due fratelli, una colonna della difesa però che non lesina a segnare quando si presenta l'occasione. Pieracci, il tiro di Pieracci finisce sulla traversa, però gli arbitri ravvisano un rigore per il Carpi. Ed è il numero 23 Samuele Serafini ad andare a segno e a pareggiare, anzi a condurre nuovamente in vantaggio la sua squadra. Anzi, Ciutura, Fantinato, Andrea Basic, il titolare nella posizione di pivot quest'oggi. Hamzic, servizio su Basic, fermato fallosamente, questa volta il fischio di rigore non c'è, 9 metri. Hamzic, Ciutura, blocco di Basic, servito da Ciutura. Questa volta c'è una munizione a carico di Pieracci per trattenuta sulla maglia. Basic, Ciutura ed è Hamzic a segnare la seconda rete con un pregevole tiro per 9 metri sulla parte sinistra bassa. Jan Jurina, fallo di Basic su Pieracci, molto incisivo in attacco in questa fase iniziale. Ceccarini, Eric, Pieracci.
Vez. Occasione fallita dal pivot del Carpi, il contropiede del Brixen non va a segno per fallo di Iballi. Serafini, Beltrami, Pieracci, questa volta c'è infrazione d'area da parte di Serafini, palla al Brixen, Fantinato che con un bel tiro sulla parte destra bassa di Aniurina. 5-4 adesso il Brixen ha capovolto il parziale. Le prime impressioni sono che il Carpi gioca una pallamano molto veloce, incentrata soprattutto sul pivot, ma anche con tiratori da fuori, quali appunto questo Eric che va a conclusione, però il suo tiro è preda di Valerio San Paolo. Fantinato serve Endri Tiballi che segna la sua seconda rete. Eric, Pieracci, Serafini che cambia posizione con Pieracci, giro palla, Pieracci, Eric, palla persa e contropiede ancora del Brixen con Hamzic che buca Jan Jurina e segna la sua terza rete in soli 9 minuti. Primo break del Brixen. Lotta greco-romana tra Beltrami e Endri Tiballi. Ammonizione di Iballi, 9 metri. Vediamo che la difesa del Brixen è avanzata. Non una 6-0, ma una punta. Endrit e Hamzic. Bloccato Eric Milian, sul quale pesa la responsabilità delle incursioni a rete da fuori. Beltrami, Eric. Gran tiro di Serafini, che però viene neutralizzato dall'attento Valerio San Paolo. Arcieri, Stefano Arcieri, goal getter del Brixen in queste 7-8 partite di campionato. E sul 7-4 l'allenatore del Carpi prende il suo primo time out. 8-4, scusate il parziale. I padroni di casa di Brixen hanno iniziato il campionato in modo direi abbastanza buono. La vittoria sulla capolista Conversano conseguita qui in casa, sono seguite le sconfitte di una rete a Sassari e a Pressano e quella di 9 reti a Trieste, dove la squadra ha completamente mancato l'appuntamento. Agevoli invece le vittorie interne sull'Albatro e sul Rubiera. Un campionato insomma ancora tutto da decifrare e che comunque ha già denotato un sostanziale equilibrio tra tante squadre. Vale la pena di rimarcare ancora una volta l'odierna vittoria dell'Epan sull'imbattuto campo di Sassari.
Ecco Ceccarini che rimette in gioco, anzi no, è Beltrami, il pivot Beltrami. Eric. Serafini, Eric, Pieracci, Serafini, bloccaggio di NDP Valli. Giro e palla molto veloce per Carpi, Mancino, Eric, prodezza di Beltrami che riesce a superare San Paolo. Il tiro di Hamzic invece è largamente oltre la trasferta. La conclusione di Eric viene bloccata da Hamzic, la palla finisce a lato, rimessa di Ceccarini. Eric, Serafini. C'è molto efficace Endaiti Valli, perno della difesa biancoverde. Palla finita nelle mani del Brixen che parte in contropiede. Ciutura, serve Hamzic che desiste da andare direttamente in porta. Ciutura che ha le istruzioni in campo, cambio di posizione con Hamzic che si porta al centro. Basic, Andrea Basic, Fantinato, bel servizio su Basic, fermato fallosamente in area, rigore per i padroni di casa. Sulla linea Davor Ciutura. Finta e poi pregevole pallonetto di Ciutura che va a segno. Eric, bloccato Eric da Indriti Valli, difesa avanzata di Fantinato e i Valli, idonea ad interrompere il flusso di gioco dei neri. Fallo su Pieracci, 9 metri. Quando siamo giunti al 15° del primo tempo con i padroni di casa in vantaggio di 9-5. Parata di Valerio San Paolo su Ceccarini, Ciutura e Hamzic si trova in autostrada tutto libero, però non riesce a superare il bravo Bonaccini Flavio, subentrato a Jan Jurina, sfortunato in occasione delle prime conclusioni a rete dei brissinesi.
di Serafini Dalala. L'inserimento di Flavio Bonaccini si rivela alquanto azzeccato. Bella parata contro Ender Di Tiballi solo dinanzi a lui dai 6 metri. Intercettazione di Valerio San Paolo e Ender Di Tiballi non riesce a prendere la palla, compie infrazione in area ed è nuovamente fantinato. Questa volta i balli è tutto da solo e non sbaglia il bersaglio. Terza rete di Ender Di Tiballi. Il vantaggio del Brixen sta facendo più consistente, 10-5. Per le file del Carpi fa ingresso Ben Hajali, Osama Ben Hajali numero 22. Serafini, Ben Hajali. Bella rete del numero 94, Ceccarini Francesco alla sua seconda segnatura. Servizio di Ciutura finisce nelle mani della difesa ospite che riparte. Ben Hajali, Eric Serafini. Ceccarini fa il tris, bucando Valerio San Paolo per la posizione d'ala. La doppia segnatura del Carpi induce la panchina biancoverde a chiedere il suo primo time out. Si riprende dopo il minuto di time out con Ciutura che ha preso posto in panchina e Mitteruzna che lo rileva nella sua posizione di mezzo sinistro. Christian Mitteruzna, gioiello del vivaio locale. Ender Di Tiballi. Fantinato che va al tiro, viene però contrastato, 9 metri. Christian Mitteruzner, bellissimo Mitteruzner, va subito a rete. Al posto di Basic è entrato Max Brucker. Primi ricambi dunque per consentire ai titolari di prendere fiato. Non così in casa nera dove
il peso del gioco rimane sostanzialmente sulle spalle di Serafini e Eric. Converge al centro il Carpi, il tiro di Serafini bloccato dalla difesa biancoverde. Ceccarini, va a segno Milan Eric la sua prima rete. Mitterutzner, Hamzic, Viballi, Antenato, avvicendamento Basic, Brucker sulla posizione di pivot. Immagino che l'arbitro abbia fischiato un blocco irregolare di Basic. Ben Hajali, passi. Si riprende con i balli. Ulteriore avvicendamento nelle file biancoverdi con Schatzer sull'ala sinistra. I balli. Bel servizio su Di Giulio che con un pregevole pallonetto supera il portiere avversario. Il Brixen vince un rimpallo in difesa e poi con Maximilian Brucker la rete. Di Giulio e Brucker che vanno sul 13-8 al 22esimo del primo tempo. Ben Hajali, Serafini, Eric. Ben Hajali compie sfondamento, ne approfitta il Brixen che va via in contropiede con Fantinato, Marco Fantinato, che alla sua seconda marcatura. Un gioco efficiente e veloce quello del Brixen, che nelle ultime occasioni ha agito soprattutto in fase di contropiede, lasciando al Carpi la manovra orchestrata in attacco e colpendo poi impietosamente in contropiede. Eric, finta di Eric, passa di falli, Hamzic, Fantinato e Brucker. I biancoverdi si sbizzarano nei loro contropiedi e portano il loro vantaggio a 7 reti. 15-8 ancora Brucker per l'Essential Mixer. Ceccarini, Serafini, Ben Hajali, Ben Hajali, un po' avventurose passaggi degli ospiti. Serafini che lascia partire un bolide che però non trova lo specchio della porta. Adrian Iballi, Hamzic, Mitterutzner, bella finta di Mitterutzner che però viene bloccato.
messo in campo il giovane Coppola, che al suo primo tiro va subito a rete. Ecco tanti giovani brissinesi, 4 per la precisione adesso nella formazione sul campo, la conferma della volontà di Ciutura di dar spazio a tutti i giovani. Bel pallonetto del numero 9 Andrea D'Angelo, che accorcia sul 16-9 quando mancano 5 minuti alla fine di questo primo tempo. Mitteruzner, Fantinato, Iballi. Mitteruzner, Iballi, che fa partire un fonde fendente. Ceccarini, Beltrami, Ceccarini che supera Iballi, che compie fallo, gli arbitri decretano il rigore. Cambio di portieri del Brixen, al posto di Valerio San Paolo entra Michael Ploner. Il tiro per gli ospiti, Marco Beltrami. E va a segna Beltrami sul tiro al centro 17-10. Coppola, Iballi, Coppola, fermato fallosamente da Serafini, Drucker, nonostante il fallo Adrian Iballi supera la difesa ospite, il segno 18-10. Questa volta il pallonetto di Beltrami è neutralizzato da Valerio San Paolo. Mitteruzner, Iballi, palla per Schatzer, parata però da Bonaccini. Rassicurante vantaggio dei padroni di casa che amministrano la partita, lasciano l'iniziativa al Carpi che orchestra le sue manovre in attacco senza però andare concretamente a segno per la attenta difesa brissinese. Palla intercettata da Brucker, va via Mitteruzner, Iballi, rete. Due minuti per Christian Mitteruzner ed enesimo rigore per gli ospiti decretato dagli arbitri. Il fallo c'era senza dubbio, il rigore pure, i due minuti sono un po' dubbi. Francesco Ceccarini, va a segno Ceccarini dopo una serie di finte,
segna Ceccarini per Carpi, 19-11, Brixen Ufficiale. Fantinato in inferiorità numerica, Adriani Valli chiama il sistema. Fantinato, arriva Coppola, Adriani Valli, Fantinato, va al tiro Di Giulio, un tiro però è parato da Bonaccini che devia la palla in fallo laterale. Rimessa del Brixen dunque, quando siamo arrivati all'ultimo minuto di questo primo tempo. Coppola, Di Balli, Fantinato, bella finta di Coppola che serve l'ala, e pregevole fattura di Adriani Balli, 20-11. A segno anche il Carpi con il numero 94 Ceccarini. Extra player per il Brixen. Tiro di Coppola allo scadere del tempo parato da Bonaccini. Termina sul punteggio di 20-11 questo primo tempo, condotto in maniera egregia da entrambe le squadre. Inizialmente il Carpi è riuscito a contenere le sfuriate offensive del Brixen, che poi però nell'ultimo quarto d'ora è riuscito a prendere il largo e a chiudere questo primo tempo senza soverchie difficoltà con 9 reti di vantaggio. A più tardi.
Eccoci nuovamente qua al Parasporti Bressanone per il secondo tempo di Brixen Carpi, terminato sul punteggio di 20-12 per i padroni di casa dopo un primo tempo, diciamo così, all'insegna del Bressanone, che ha segnato abbastanza facilmente nelle seconde fasi in contropiede. Si riparte con la stessa formazione che ha terminato il primo tempo, ossia Adi Aniballi, Fantinato, Coppola, Fantinato, Coppola. Bellissima rete di Alex Coppola, il più giovane della formazione brissinese. Il tentativo del Girella è andato a buca, rigore. Per fallo di Serafini su Endrit Iballi. Stranamente questa volta i due minuti non ci sono. Si deve asciugare il parquet e si riprenderà con Coppola, che cercherà di superare Flavio Bonaccini. Bella rete di Alex Coppola, che porta a 3 il suo bottino personale. Serafini, Ben Hajali, palla intercettata da Di Giulio, Endrit Iballi, però il suo passaggio finisce nelle mani del portiere avversario. Riparte il Carpi con Eric Milliam, Ben Hajali, Serafini, ed è ancora Riccardo Di Giulio a intercettare il passaggio degli avversari. Adi Aniballi, Mitter Rutzner. Il suo tiro è bloccato da Beltrami. Nulla di fatto, riparte il Carpi con Eric. Sfondamento Mitter Rutzner, Iballi, Coppola. Di Giulio, Iballi, Coppola. Bel servizio su Brugger, palla intercettata da Beltrami, che commette fallo. 9 metri già eseguito da Brugger. Bel servizio su Schatzer, che con un po' di fortuna riesce a dare a segno. La palla era stata intercettata da Bonaccini. Sull'altra fonte San Paolo para su Eric Iballi. Veramente forte questo Alex Coppola, che con un pregevole pallonetto dimostra già di avere
acquistato grande sicurezza nelle conclusioni a rete. Ancora Alex Popola con la sua quarta marcatura personale, 24-12. Pio di Serafini finisce a lato, questa volta Mareo San Paolo manda la palla direttamente nelle mani di Andrea D'Angelo. Vediamo ora Sortino, Gabriele Sortino con il numero 30 al posto di Serafini. Eric, il tiro di Eric bloccato da Valerio San Paolo, fallo. Ben Hajali, Eric Beltrami ora sulla posizione di terzino sinistro. Bel tiro di Marco Beltrami che sorprende Valerio San Paolo con un tiro basso alla sua destra. I giovani brissinesi si fanno valere, ringraziano per la fiducia loro accordata da coach Sottura Coppola. Fallo su Coppola, palla che è finita sulla traversa, 9 metri. Parquet ancora bagnato. Schatzer Di Giulio, bel pallonetto di Riccardo Di Giulio. Sono 12 le reti di vantaggio dei padroni di casa quando siamo arrivati a 6 minuti e mezzo del secondo tempo. Il risultato sembra acquisito, si tratta ora di amministrarlo e di far giocare i giovani. Bel servizio sul pivot del Carpi con il numero 17 Daniele Soria, riesce ad accorciare le distanze. Nella porta brissinese qualche attimo di gloria anche per Ploner, Michael Ploner. Di Giulio, questa volta il passaggi degli attaccanti brissinesi finiscono nelle mani degli avversari. Eric fermato farosamente da Coppola. Si rivede Luigi Pieracci molto attivo ad inizio partita. Sfondamento di Milan Eric Mitterutzner, i balli, rigore e 2 minuti per il numero 29 Beltrami Marco. Rigore sacrosanto, si potrebbe discutere sulla necessità di comminare anche 2 minuti. Sulla palla ancora Coppola, e ancora Coppola, trafigge il numero 12 Bonaccini, è già la quinta rete di Coppola in questo incontro.
extra player ora per il Carpi. Ben Hacciali, Pieracci, Eric, il cui tiro finisce fuori porta. Savizza di Mitterozn per Schatzer, che non si fa sfuggire questa ghiotta occasione e segna la sua seconda rete. Pieracci, Ceccarini, nella conclusione Ceccarini, che però viene annullata per precedente fallo nei suoi confronti. Questa volta Ceccarini riesce ad andare a segno e a superare Ploner. Due minuti per Coppola. Flavio Bonaccini, bravissimo Ploner a fermare il tiro di Beltrami. I balli, due minuti per il fallo sui balli. Il fallo di D'Angelo su Adrian Iballi, sanzionato con 9 metri per i biancoverdi. Adesso Mitterozn è in cabina di regia. Hamzic, Mitterozn, Iballi, Di Giulio, tutte e due le squadre con un uomo in meno. Questa volta appunto c'era la strattonata del numero 30, Gabriele Sortino. Gli arbitri hanno dapprima dato la regola di vantaggio, poi considerata la situazione hanno combinato il rigore. Di Giulio, finta, e rete di Di Giulio. Beltrami che cerca di servire il pivot, fischiato il fallo. Beltrami ripete la sua azione di prima, il servizio sul pivot però è bloccato dalla difesa biancoverde. E adesso va a segno il Carpi con il numero 94, Francesco Ceccarini.
è tornato in campo Coppola dopo aver espiato i due minuti. Ardi Anniballi, Mitterholzner, Di Giulio, bella rete di Di Giulio, servito a dovere da Mitterholzner, quinta rete di Riccardo Di Giulio. Torna in campo Serafini, Pieracci, bloccato Pieracci ancora prima della linea dei 6 metri, per cui tiro franco dai 9. Ancora Ceccarini per la posizione di mezzo destro. Hamzic, ora gli schemi sono saltati completamente, sfondamento di Soria, Hamzic, Mitterholzner, cambia nelle file biancoverdi, entra Endri Tiballi, no, anzi Ardian che assume la regia nella fase d'attacco. Mitterholzner, Coppola, Tiballi, fallo di D'Angelo su Coppola, Mitterholzner, Di Giulio, rete di Boni Giacomo, entrato sulla posizione di ala sinistra, ormai diventa un punteggio molto alto per via degli schemi saltati nelle rispettive difese. Sono già 30 le reti segnate dal Brixen quando mancano 15 minuti alla fine e Di Giulio può sbizzarrirsi tutto solo davanti al malcapitato Flavio Bonaccini, che adesso lascia la porta Serafini, il cui passaggio finisce abbondantemente a lato, Hamzic, Mitterholzner, Hamzic, Coppola, non so se sia stato fischiato un blocco irregolare o uno sfondamento, a dire la verità non ho visto né uno né l'altro. Pieracci, Serafini, questa volta Serafini riesce a centrare il bersaglio, 31-19 quando l'allenatore Rudi Neuner chiama i suoi per qualche aggiustamento tattico. Thank you.
rimette Basic, rientrato in campo per la prima volta in questa ripresa. Fantinato adesso gioca sull'ala destra, i balli, Hamsic, i balli, il tiro di Fantinato parato dal portiere del Carpi. Tiro di Ceccarini di molto oltre la traversa. Mitteruzner, Hamsic, che lascia partire un bolide che finisce nella parte alta della rete. Seconda rete di Hamsic in questa ripresa. Rete per il Carpi con il numero 45, Boni Giacomo. Hamsic che si sbizzarisce, nulla da fare per Heifrey Yama, terzo portiere del Carpi. Posizione più per il Carpi, entra ora Francesco Malagola con il numero 10, Pieracci che va al tiro, fallo. Mano alzata dagli arbitri per il passivo. Gran tiro di Cecchinato e Ceccarini. Ceccarini, 33-21. Alla conclusione Andrea Basic, che viene stoccolato irregolarmente da Pieracci, che si prende 2 minuti rigore per i padroni di casa, affidato ad Arjen Iballi. Iballi contro Heifrey Yama. Finta e poi tiro tra le gambe. Adriani Balli segna la sua quarta rete. Palla che finisce a lato. I balli. Passaggio sbagliato di Hamsic. Blocco irregolare, riparte il Bressanone in seconda fase, i balli, Mitteruzner che va via da solo, viene bloccato
ed è rigore per il Bressanone. Ancora Ardian Iballi. Che non fallisce il bersaglio. ...35-21 quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti della partita, mancano per l'esattezza ancora poco meno di 9 minuti, ormai la sfida, il risultato è acquisito per i biancoverdi. Ancora qualche scampolo di gloria per Plona, che però si vede superato sul rimpallo di Serafini. Mitterutzner, ma signor Mitterutzner, Ceccarini, Serafini, gioco interrotto per l'asciugamento del parquet. Serafini, ora che in porta del Bressano non c'è più Valerio San Paolo, è evidentemente molto più facile per gli ospiti andare a rete. È entrato nel frattempo il numero 36 Puntaier del Bressano. Mitterutzner, Basic, ennesimo rigore. Questa volta ad eseguire il tiro sarà proprio il giovane Puntaier. Un momento di gloria per lui, speriamo che sappia approfittarne. Finta, ed effettivamente riesce a segnare. Ceccarini, Serafini, i cronometristi chiamano l'attenzione degli arbitri, c'è evidentemente qualcosa che non quadra. Tutto a posto, si può riprendere. Ceccarini, Serafini, Eric, palla intercettata da Fantinato, riparte il Brixen con Mitterutzner, Marco Arcieri, Stefano Arcieri, che quest'oggi ha giocato molto poco. Lui che è il gran lunga e il miglior marcatore dei biancoverdi. Rete di Eric. È la sua seconda.
Antinato Mitterusner, Basic, Hamzic, questa volta il terzo portiere Haifa Yamari esce ad intercettare la palla e a rimettere in moto l'azione dei suoi. Mancano 5 minuti al termine di questa partita, risultato largamente acquisito, vittoria dunque della squadra favorita e ulteriore sconfitta per la squadra neopromossa del Carpi. Serafini, Hamzic, Mitterusner, Arcieri, il tiro di Arcieri è parato da Haifrey Yama. La mano alzata per il passivo e questa volta Arcieri va a segno. Ceccarini, Serafini, Eric, sono sempre loro tre. E questa volta Ploner para il tiro su Ceccarini, che però è stato fermato fallosamente, e allora il rigore degli ospiti viene tirato da Francesco Malagola. Arcieri, Hamzic, Mitterusner, Mitterusner fermato da Malagola. Parata di Haifrey. Il tiro di Serafini finisce sul palo, Basic da solo, si fa parare il tiro da Yamaha e Frey. Serafini, Eric, Ceccarini, Eric riesce ad approfittare dei varchi lasciati liberi dalla difesa bianco-verde. Quando è scoccato l'ultimo minuto di gioco, Fantinato serve Basic, fermato fallosamente del rigore. Va al tiro Stefano Arcieri, che metterà presumibilmente il sigillo finale su questa partita. Infatti
Alceri non ha difficoltà a segnare. Ultimo attacco per gli ospiti. Serafini, ospiti che non riescono ad andare al tiro, e così la partita finisce sul risultato di 39-27, che è espressione di una difesa, diciamo, non proprio al massimo della concentrazione. 39 reti sono sicuramente tante, così come le 27 subite anche dai padroni di casa. Finisce dunque, secondo pronostico, questa partita casalinga per il Brixen, che con questa vittoria riuscirà a confermare la sua quinta posizione in classifica. Il Carpi invece dovrà aspettare altra occasione, forse meno impegnativa, per rimpinguire il suo conto di punti nella classifica generale, che lo vede attualmente appunto all'ultimo posto. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima.